con deliberazione numero 7967 del 13 ottobre, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci nomina un'altra staffista. Il numero degli staffisti si arricchisce. Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ecco quella degli staffisti. Bene, chi viene nominata? Una certa Greta Marraffa, un nome non nuovo. Beh, possiamo dire che stiamo assistendo al valzer delle nomine, dalla provincia al comune e dal comune alla provincia. Dirige le danze ovviamente Rinaldo Melucci. Infatti Greta Marraffa era staffista di Melucci al comune, poi viene spostata alla provincia come addirittura capo di gabinetto, nominata appunto da Melucci. Dalla provincia viene spostato in comune, proprio per fare spazio in provincia, tale Luca Delton, appartenente all'area di quel tale sedicente ambientalista Luca Contrario. E ora il colpo di scena: Greta Marraffa viene nuovamente richiamata in comune dal sindaco Melucci, precisamente con la qualifica di istruttore direttivo amministrativo, area funzionari, con un contratto full time a tempo determinato per tutta la lunghezza della durata del mandato di Rinaldo Melucci. Ma signori cari, provincia e comune, cosa sono diventati? Un poltronificio dove persone a scelta sempre della stessa persona, Rinaldo Melucci, sindaco e presidente della provincia, ora vengono nominate qui, ora vengono spostate. Ma cos'è il valzer, il gioco, non lo so, il gioco dell'oca, prima sta una parte, poi torna indietro, poi va avanti, ma stiamo scherzando? Se da un punto di vista formale io non eccepisco la liceità dell'operazione, ma ci sono delle ragioni di opportunità enormi, enormi, per cui è davvero incredibile, rasenta lo scandaloso dal punto di vista politico questa nomina. Perché non è possibile che noi abbiamo a Taranto fior di ragazzi e ragazze che si sono laureate, che sono specialiste nell'ambito amministrativo e non vengono considerati. Abbiamo dei funzionari, dei dirigenti che certamente sono all'altezza, motivo per il quale si attinge all'esterno quando non vi sono risorse umane all'altezza. E non penso che in tutta la pianta organica del Comune di Taranto non ci siano persone del livello amministrativo di questa signora o signorina, non so, Greta Marraffa. E poi ancora, un comune che ha difficoltà economiche. Si stanno licenziando o si ha l'intenzione di licenziare 67 dipendenti dell'AMIO, e che andiamo a fare? Andiamo a fare altre assunzioni? Cioè, fatemi, mi faccia capire il signor Melucci, ma se non ci sono i soldi, come si spiega che qua gli staffisti aumentano, si moltiplicano? La dobbiamo smettere con questa storia, provincia e comune non sono un poltronificio. Lo devi ben comprendere, caro Rinaldo Melucci. Siamo arrivati a una situazione incredibile. Una persona, Rinaldo Melucci, che fa il bello e il cattivo tempo, mentre la città sta precipitando. Noi non abbiamo chiarezza sul quadro assunzionale del Comune di Taranto. Abbiamo all'AMIU un concorso bloccato dopo che certi truffaldini sono stati trovati con le mani nel sacco in flagranza di reato, e quindi non si assume. Però, signori cari, qui non si procede con i concorsi, con il concorso non si assume, si vogliono licenziare 67 persone all'AMIU, però per prendere Greta Marraffa c'è tutta la disponibilità, a costo anche, ripeto, di fare questi cambiamenti, questi valzer, questi spostamenti politicamente schizofrenici, perché non è possibile che a distanza di neanche un anno tu una persona la prendi, la togli dal comune alla provincia, dalla provincia al comune. Ma la vogliamo finire o no? Caro Melucci, qua stiamo amministrando una città, non è che stiamo facendo il giro, il giochetto che si passa da una parte all'altra. Tu devi dare conto ai cittadini, siamo stanchi. E poi vorrei sapere, con tutto il rispetto per questa Greta Marraffa, ma cos'è, una scienziata?
Ma cos'è? Non si può fare, il sindaco Melucci non può fare assolutamente a meno di lei, prima al comune, poi alla provincia, poi al comune di nuovo. Ci saranno, penso, altre persone del valore di Greta Marraffa? O questa è una scienziata? Perché se è una scienziata ditecelo, così la facciamo subito premio Nobel. Melucci, basta col poltronificio, cittadini di Taranto, avete capito o no? Comune e provincia sono diventati un poltronificio e Taranto puzza di fame. Aprite gli occhi, questo è Rinaldo Melucci, gli ultimi colpi di coda, perché si sta squagliando politicamente, come si suol dire. Intanto gli staffisti aumentano.